Allora, signori, iniziamo questa seconda fase della giornata. Ah, sì. Prendete posto e cominciamo con l'intervento della professoressa Fanelia Rossi, arabista, il cui titolo è Ricercare per digitalizzare, digitalizzare per conoscere, Zaidi Manuscript Tradition e le istituzioni italiane. Prego. Dopo il pranzo non ci siano fasi, come dire, di relax, no, di non essere troppo noiosa. Allora, intanto ringrazio, ma come no, io dire, ma ce l'ho forse fatta, penso grazie. Allora, questa mia presentazione avrà qualche definizione in inglese, per il semplice motivo che dovrebbe starci, dovrebbe stare seguendo questa giornata di interventi sui fondi elettorali anche la collega Sabine Schmidt, che dall'inizio dell'Advanced Study Principle, con la quale appunto ha collaborato con questa, diciamo, mediatrice di questo progetto, questo appunto Design Manuscript Tradition. E quindi per permettere anche lei e anche altre persone che possono essere in collegamento dall'Italia. Quindi è qualcosa di diverso, sarà veramente diverso. Allora, intanto il titolo, Zaidi Manuscript Tradition, per chi non è del settore, Zaidi è aggettivo che connota la comunità di origine zaidita. Lo zaidismo è una branca, diciamo, dello sciismo che ha come dire, fiorita in seguito a problemi, diciamo, di natura dinastica, che risale il nome di Sale, Zaidi, Muhammad, Husayn, il nipote del profeta, ma senza entrare adesso in una questione, diciamo, di rilievo storico, molto, insomma, farraginose, è semplicemente una modalità per connotare una tradizione manoscritta che ha origini quindi da questa comunità e da questa da una realtà letteraria, culturale letteraria, che è scaturita da questa comunità, da questa realtà dinastico-politica che dal X secolo fino alla metà del 1963 in realtà ha manifestato una continuità di produzione letteraria, quindi manoscritta, veramente prodigiosa. La nascita, diciamo così, dal punto di vista storico-culturale di questa produzione è, come vedete nella prima slide, legata a un'area in realtà che non ha a che vedere con lo Yemen, prima per tutto, cioè all'area settentrionale del Mar Caspio, dove la prima comunità zaidita aveva, a partire dal X secolo, aveva cominciato a dire, dare vita a una produzione letteraria che si basava su una branca dello sciismo, anche qui non mi soffermo. Ma è per spiegare che in realtà poi ci fu una ondata di trasferimento nella parte settentrionale dello Yemen, nella parte montuosa, dove poi invece si insediò la comunità più, diciamo, che resiliente, ovvero quella che poi ha continuato il processo di maturazione anche letteraria e culturale di questo ambito. Il processo di trasferimento di questa realtà culturale è avvenuto tra il XIII e il XIV secolo, motivo per il quale, anche per spiegare anche quello che diceva prima Lorenzo Defici a proposito del fondo dubbiosi, che è di Vicente, motivo per il quale in realtà la letteratura zaidita, in senso lato letteratura ovviamente, afferiscono non solamente testi di natura zaidita e quindi di diritto, di teologia e di storia, ma anche testi legati invece alla letteratura, alla poesia, alla storia di altra matrice, quindi sunnita, anche non necessariamente più legato all'ambito strettamente islamico-sciita.
Per quanto riguarda, quindi, infatti, anzi, proprio questa è la, diciamo così, la particolarità di questa produzione letteraria, quella di aver veicolato attraverso la traduzione, questa traduzione manoscritta che si è innestata in ambito dell'Enita, ma che pure, come, abbiamo, come dicevo, ha varie origini diverse, comunque origini miste, ha veicolato una produzione che va dalla letteratura alla lingua, all'enciclopedia, al dizionario, alla poesia, che può essere appunto considerata di ambito universale a livello, diciamo, di produzione arabo-islamica. Quindi troviamo commenti coranici sunniti, così come troviamo storie anche di altre dinastie, ma ovviamente la fa da padrone, nel momento in cui si è instaurata in Yemen come dinastia regnante, la fa da padrone la, tutto quello che è, appunto, come dicevo, ruota intorno alla storia e alla, anche alla geografia, alla teologia, al calama, all'ora, cioè di ambito islamico. Ora, la produzione letteraria di questo ambito va oltre il 200.000 unità. Ora, ovviamente, di cui una gran parte si trova in Yemen, ma una parte anche cospicua è presente ancora in Iran, e poi sparse nelle varie aree, diciamo, che storicamente sono che storicamente, diciamo, è avvenuta questa una sorta di una diaspora, cioè un tentativo di ricollocare attraverso, diciamo così, non solamente forme di appropriazione di quello che era il materiale, la spoliazione di biblioteche e di madrasse locali, ma anche attraverso appunto varie realtà politiche che sono avvicendate in Yemen. E non l'ultimo, appunto, il dominio turco che ha, come dire, spogliato una grandissima parte di biblioteche e di madrasse locali. Quindi un'altra fetta cospicua di materiale presente in questa produzione presente in Turchia, così come in Egitto, così come in Siria. Ma riferendoci al progetto, qual è lo spirito di questa iniziativa? Lo spirito è quello di ricostruire idealmente attraverso un archivio digitale la produzione manoscritta di ambito zaidita, che è in buona sostanza geograficamente connotata come yemenita, ma non culturalmente, letterariamente, prodotta in senso proprio generale, in senso diciamo globale. Questo è un progetto molto elitario in realtà, ma che nasce nel 2016 presso l'Università di Berlino, che però poi, però per appunto l'azione della Sabine Schmick, che insegna storia islamica all'Istituto for Advanced Studies, e che ha poi portato avanti il progetto e lo ha dato corpo tramite il sostegno dell'Istituto for Advanced Studies e la Hill Museum and Minnesota Library dell'Università di Collegeville, dove ha sede fisicamente l'archivio digitale di questo progetto. Ora, come è approdato in Italia? Perché l'Italia è così, stata così, come dire, ha rivolto l'interesse verso questa iniziativa? Perché l'Italia è il maggior, possiamo andare avanti, ecco qui per esempio faccio questo, delle piccole parentesi, queste sono le realtà in cui versano le varie moschee, i vari musei che sono Yemen, andiamo ancora avanti, queste sono le istruzioni del 2016, questa era Dalal Mahtutat, ovvero la casa dei manoscritti a Sana'a, dove vabbè, insomma, si vedono scene di vita quotidiana, sono sopravvissuti nel 2009, oggi in Yemen ovviamente non è possibile l'accesso, non è possibile riuscire a cedere, non si sa come uscire, andiamo avanti. Ancora, poi magari torniamo indietro, ancora. Ecco qui, questo è, diciamo, come dire, la presentazione di quelli che sono stati sostenitori finanziari del progetto, in partnership, andiamo ancora avanti. E questa è la struttura del portale digitale. Ma prima di questo, quello che volevo dirvi era perché l'Italia ha aderito a questo progetto. Allora, intanto mancava a livello italiano una mappatura dei manoscritti di origine yemenita o comunque zaidita, che per quanto riguarda il patrimonio europeo fondamentalmente coincidono.
Perché la domanda è roba? Perché tra gli 8.000 più o meno circa manoscritti in caratteri arabi presenti in Italia, 2.530 sono di origine yemenita. Quindi una fetta molto grande, che in realtà non è stata mai studiata in quanto tale, perché nell'insieme dei manoscritti arabi, che al contrario hanno, possono avere provenienze, possono avere connotati, possono avere caratteristiche sia dal punto di vista tipologico, dal punto di vista paleografico, dal punto di vista testuale, dal punto di vista della lezione, diciamo, da una scritta, origini e natura molto diverse. La tradizione yemenita è una tradizione connotata paleograficamente e codicologicamente in maniera molto precisa, benché gli studi che se ne possono trarre dai cataloghi sono molto scarsi, quasi minimi, ovvero quando si consulta un catalogo di manoscritti arabi anche più dettagliato, e parliamo di manoscritti di cataloghi dettagliati sono ancora molto rari, nonostante appunto le iniziative lodevoli di cui parlava prima Michele Bernardini, sono ancora molto rari, soprattutto nei pareri arabi, non si ha poi nessuna idea sull'origine del manoscritto, ovvero sull'origine nel senso non l'origine della provenienza del donatore, ma soprattutto sulla provenienza fisica del manufatto, quindi su chi poi e dove, in quale ambito è stato prodotto. Come si fa a capire questo? Anche nei cataloghi moderni, quando non c'è luogo e non c'è una data, non ci sono elementi che fanno risalire a un luogo di produzione, il luogo viene omesso o viene indicato come probabile, come possibile. In realtà ci sono degli elementi a cui ci si può pigliare, però occorre avere uno sguardo un po', come dire, che non sia soltanto mirato ad alcuni aspetti, ma che guardi il manoscritto nella sua globalità. Può sembrare che quindi a livello, per esempio, paleografico ci sono alcune caratteristiche che sono estremamente precise, che fanno determinare, fanno comprendere, fanno presumere un'origine yemenita della mano, ovviamente della prima mano, non del grosso, di tutto quello che l'apparato di possesso intorno, così come se questo non fosse sufficiente, anche la carta, supporto cartaceo, perché i manoscritti sono tutti in carta, ovviamente, benché dall'Oriente provengono i manoscritti in assoluto prodotti in carta di arabi, in corani del VII secolo vengono da lì, non dimentichiamo appunto la moschea di Sana, dove sono stati trovati appunto le prime testimonianze in questo senso, e quindi in pergamena. Però la produzione cartacea è la produzione che più ha, diciamo, caratterizzato quest'ambito, e ovviamente anche la carta, la produzione della carta yemenita è una carta molto singolare, che ha mostrato presenze di un certo tipo di fibre, quindi in questo senso molto molto diciamo, geograficamente connotato. Altra cosa sono la scarsità, per esempio, dei libri di possesso, perché i libri di possesso sono spesso indicati, sono stati in qualche modo fatti risalire a quelli che sono i grandi centri di produzione, come può essere per esempio la risata di Pavopilia, che è appunto dentro all'interno della grande moschea di Sana, che ha riunito intorno a sé, appunto il nome di Mutawakkil, nella fondazione del 1932, una serie di fondi in realtà di provenienza molto più antica, però questa diciamo, questo tentativo di uniformare, di attribuire quello che è l'ultimo sovrano regnante, ovviamente ha fatto in pratica in parte scomparire anche le precedenti passaggi di proprietà, attraverso appunto sistemi di cancellazione o proprio di relazioni di pagine. Il patrimonio italiano, andiamo avanti, poi faremo un po' di consultazione. Il patrimonio italiano, ecco, non era mai stato analizzato. E che cosa è emerso? È emerso che il progetto che ha coinvolto l'Italia nel 2017 attraverso memorandum e accordi con l'Accademia dei Lincei ha portato a stabilire una sorta di criterio di digitalizzazione, perché digitalizzare non è semplicemente quello da fare, ma occorre capire perché si digitalizza. Si può digitalizzare per conservare, che è diciamo la modalità più semplice, ma anche quella forse meno, come dire, che ha meno velleità di entrare nel discorso ricerca, perché digitalizzare per ricercare, e tutto perché attraverso i surrogati, chiamiamoli così, anche se è un termine un po' improprio, la digitalizzazione può dare veramente
con l'immagine ad alta risoluzione, come, so, come sono presenti nel catalogo del Zente, può dare alla legge accesso a una quantità di notizie che per quanto riguarda per esempio la catalogazione dei testi è più che sufficiente, anzi è una modalità più che idonea per poter identificare e fare una catalogazione di natura testuale. È evidente poi che per le caratteristiche codicologiche, così come per quelle diciamo di natura bibliologica, probabilmente, anzi sicuramente l'entrare in contatto con l'esemplare diventa imprescindibile. Però, voglio dire, comunque esistono quei vari livelli, vari step, e ritorno sempre al discorso che ho fatto prima, che ho fatto stamattina a proposito di quello che può essere invece una possibilità, diciamo, di entrare in contatto con questa produzione a vari gradi. Allora, quindi l'ambientato della digitalizzazione, dopodiché di cercare di capire quali e quante istituzioni avessero manoscritti di questo tipo di provenienti da questo tipo di produzione letteraria, perché non era così scontato. La Biblioteca Ambrosiana sappiamo che ha il fondo principale di manoscritti arabi yemeniti, sappiamo anche che una parte è stata digitalizzata per conto della Biblioteca Ambrosiana, però la Biblioteca Ambrosiana attualmente non mette ancora a disposizione del pubblico la digitalizzazione di questi testi, ed è in realtà purtroppo l'unica biblioteca con la quale, diciamo, si sta ancora in trattativa, perché ancora non ha ceduto i suoi diritti di produzione, così come la Biblioteca Vaticana. Andiamo avanti. Allora, quindi questo è il patrimonio di manoscritti arabi yemeniti italiano, che è il maggiore a livello europeo. Quindi le biblioteche, la Biblioteca di Berlino, la Biblioteca di Vienna, il British Museum, la Biblioteca di Leiden sono gli altri grandi, grandi istituzioni che posseggono manoscritti di questo tipo, però l'Italia è sicuramente il contenitore più ricco. I 1831 manoscritti della Caprotti e della collezione di Caprotti e Griffini costituiscono veramente un unicum a livello, diciamo, proprio a livello proprio globale, e sono una collezione ancora in attesa di essere studiata in maniera approfondita, nonostante la catalogazione meritoria di Renato Crime dagli anni 70 e di Oscar Grössler dagli anni 70 e il 2007, in realtà non è stata ancora fatta un tipo di mappatura per non solo per area geografica di produzione, ma anche per a livello codicologico, a livello paleografico, non ci sono note di questo tipo, quindi sono un catalogo sostanzialmente di contestuale. La Biblioteca Apostolica Vaticana, il famoso catalogo di Beni della Vita, che per quanto assolutamente fondamentale, è completamente privo di dati di altra natura. L'ISMEO, che prima ha citato Lorenzo, e quindi non mi dilungo, che è assolutamente una novità, non c'è catalogo, la digitalizzazione che è stata fatta integralmente adesso verrà riversata ed è il primo strumento di consultazione di questo fondo. L'Accademia di Lincea si è salvato manoscritti, sono stati tutti qua, quelli in rosso, sono tutti quanti già consultabili nel sito che adesso andremo a vedere. L'Università di Napoli ha cominciato 42 manoscritti, è stato interamente digitalizzato il progetto, ha finanziato non solamente la digitalizzazione dei 42 di origine yemenita, la cui origine yemenita è stata riconosciuta durante lo studio per questo progetto, cioè non si sapeva che fossero 42 manoscritti yemeniti, ma guardando uno per uno sono riuscita a riconoscere l'origine yemenita, cosa che non è, perché ce ne sono 255 in arabo, di cui 42 sono yemeniti. L'Istituto dell'Oriente che Alfonso Lanione ne ha 12, 6 provenienti da Ettore Rossi, altri 6 donati dalla linea di varia provenienza. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico a sorpresa ha 2 manoscritti yemeniti, anche qui non si sapeva assolutamente la conoscenza. L'Università della Sapienza di Roma, la Biblioteca di Storia e Medicina, ne ha altri 2 di Storia e Medicina provenienti da Sarnelli, che aveva regalati a Pazzini negli anni 50 direttore del Sito all'epoca. Andiamo avanti. Ecco, questo è Caprotti e Burkhardt, uno studioso tedesco che nella casa di Caprotti a Sana, grande, insomma, come dire, veramente uno dei primi mecenati, anche un pioniere degli studi della terra, era un commerciante, che però è stato 34 anni in Yemen e quindi ha fatto la storia, come dire, di tutto ciò che è stato collezionato da lì in Italia, da avanti. Ecco, questo è un po' l'elenco di quelli che sono stati i vari donatori, collezionisti e collezioni. A questo dobbiamo aggiungere un testo presente alla Braidense, che ho scoperto per caso, perché mi hanno segnalato uno scrittore che non si sapeva che provenienza avesse, invece aveva il timbro di Caprotti, quindi no, a parte regalato da lui alla Braidense, probabilmente per poter attrarre altri compratori.
Sappiamo per esempio che Nannino, che non è mai stato in Vienna, ma che è stato in contatto con Caprotti e con Griffin per molto tempo, in corrispondenza, aveva cercato di far acquisire alla Fondazione Caetani la collezione Caprotti, con cui avrebbe fatto un grosso, ma in realtà poi invece Caprotti non scese della strada e Nannino non aveva nemmeno sapere se fosse una battuta che era finita all'Ambrosiana in fondo, acquistato, come sappiamo, su Costituzione. Volevo soltanto un momento fare il collegamento per vedere qual è la vera, come si consulta, qual è il portale digitale in questo progetto. E così tutti possono cominciare a consultarlo volendo. Attualmente il Fondo dell'Orientale di Napoli è quello del Fondo Dubbiosi sono in fase di caricamento, ma purtroppo per via del Covid sia il repository di Princeton che quello della Minnesota Library sono rimasti chiusi, quindi non si è potuto lavorare, però verranno caricati a breve. Per il momento i manoscritti non hanno catalogazione, nel senso che ovviamente i progetti di catalogazione dei manoscritti nelle singole istituzioni non entrano minimamente né in conflitto né in competizione con questo progetto, perché tutto il materiale di catalogazione che viene offerto ovviamente avrà il suo riconoscimento qualora si decida altrimenti di metterlo online, altrimenti si mette online al momento le indicazioni fondamentali di appartenenza del manoscritto. Ok. No. Questo è il portale? Questo è il sito, sì. Ah, ok. Sì? Sì. Reading room. Ma chiunque si può registrare, cioè non c'è nessuno. Allora, reading room, collections, giù, qui. No? No, al centro. No. Reading room, di nuovo, ok. Ok. Ecco, adesso si arriva. Dopodiché attraverso mettere la sigla Zente, ecco, sotto project prefix. Sì, fai tu. Ecco qua. Queste sono, non funziona, sì. Queste sono le biblioteche al momento, Austria, Germania, dicendo, questa è l'Italia, c'è il gruppo delle conservazioni, c'è il gruppo dell'Oriente, Carlo Alfonso Nannino, la Sapienza, e poi qui confluiranno, come dicevo, gli altri istituzioni che stanno per. Faccio un esempio, questo è un manoscritto dell'Istituto per l'Oriente. Si può fare una ricerca per tutti, ma ecco qua ovviamente non c'è nessuna descrizione completa, perché la descrizione qui rimanda al catalogo, in particolare perché c'è una catalogazione fatta, come prima ha indicato Michele Bernardini, nel catalogo di Laura Bottini pubblicata nella serie Catalogorum dell'Istituto, quindi si farà un rimando ovviamente al catalogo che loro hanno. Adesso, se per esempio uno vuole interrogare tutti i manoscritti dell'Istituto, questo è l'elenco. Qua è interessante vedere in questo manoscritto il timbro di Caprotti. Quindi attraverso la digitalizzazione si è scoperto che due manoscritti di Caprotti, non si sa bene come, eccolo qua, sono finiti nel fondo Nannino. Eccolo qua. E si dice, qua c'è scritto, Iusuf Caprotti Minsana. Iusuf Caprotti, e concludo con questo, veniva chiamato a Sana Iusuf Attaliani, cioè appunto Giuseppe Italiano, perché era, come dire, ormai talmente noto per noi, per noi è stato sempre, come dire, considerato in Italia come il commerciante che andava, in realtà era un grande esperto di manoscritti arabi, e adesso appunto anche grazie a questo progetto Zente, che pubblicherà non solo manoscritti digitalizzati ma anche studi inerenti a queste collezioni, ovviamente studi sulle origini, studi sulle varie connessioni eccetera, e si è potuto capire anche quali sono le reali competenze, quali erano i suoi interessi al di là dell'apparenza di semplice commerciante di caffè e di manoscritti. Grazie.